Ringrazio Massimo Morasso per essere qui con noi. Appunto, come diceva Federico, dico due cenni di presentazione. Massimo ha una posizione molto vasta, non solo dal punto di vista, diciamo, quantitativo, ma anche qualitativo, nel senso che appunto lo definiva, come si autodefinisce, scrittore trasversale, poeta e scrittore trasversale. E, insomma, è nato a Genova nel 64, si è laureato con una tesi su Rilke come traduttore di Michelangelo, e dopo aver collaborato con la Sederai locale in qualità di consulente culturale, ha, diciamo, iniziato a entrare nella vita culturale genovese, dei centri culturali genovesi. Ha contribuito a fondare, ha diretto il MUVITA, che è il Museo Vivo delle Tecnologie per l'Ambiente di Arenzano, e qui, diciamo, in questo contesto è nata l'idea anche di realizzare il progetto per la Terra e per l'Uomo. Magari capiterà l'occasione di discuterne stasera, speriamo, insomma, che un frangente della tua produzione, della tua attività, che è quello del collegamento tra la poesia e l'ecologia. Ha collaborato con il Centro Culturale Europeo, dirigendo le sedi di Genova e Palermo per conto della Fondazione Carige, e ha pubblicato con alcune delle più prestigiose case editrici italiane, tra cui Marietti Raffaelli e Iacca Book. L'opera, diciamo, che di cui stasera in parte parliamo, ma la conversazione spazierà un po' sul tema della poesia e il desiderio, è appunto l'Opera in Rosso, che è in previsione di pubblicazione per Edita da Passigli. Il libro esiste. È proprio in stampa questi giorni, che purtroppo avevano previsto di stamparlo prima della pausa estiva, e poi è successo così. Va bene, quindi comunque vi daremo qualche anteprima dei contenuti. Diciamo, anche coerentemente col tema del festival, abbiamo voluto, diciamo, impostare questa, che sarà più una conversazione, una dialogica, anche speriamo magari con chi è qua, sul desiderio, sul rapporto tra poesia e desiderio, anche a partire da un testo che è questo, Dolce Amare Invincibile Belva, che è inedito in Italia, possiamo dirlo, sì. Che appunto è un commento di alcune poesie proprio sul tema del desiderio, dell'eros e dell'amore. E, diciamo, per iniziare questa conversazione, io vorrei partire un po' dall'etimologia della parola desiderio, che è l'assenza delle stelle, il senso di mancanza che si di lontananza, di desiderio, appunto, che si prova nella visione delle stelle. E abbiamo, ovviamente, questo è un tema che nella poesia è stato, non siamo, diciamo, i primi a parlarne sicuramente, appunto il rapporto con l'infinito, inteso come assenza di qualcosa nel cuore dell'uomo, è stato ovviamente ripercorso da tantissimi autori. Basti pensare a Leopardi nel canto notturno di un passero errante dell'Asia, oppure Dante nel Purgatorio, ad esempio. Quindi, diciamo, mi piacerebbe che tu iniziassi questa nostra conversazione un po' parlando dell'aspetto del desiderio, come nella poesia, come questo si esprime anche nella tua poesia, come assenza, come ricerca di qualcosa, e anche come dinamismo che porta alla ricerca di una risposta a questo qualcosa che manca. Intanto grazie per le cose che hai detto, e grazie a voi per essere qui, per essere sfuggiti alla bellissima giornata, ma per ascoltare ciò che abbiamo da dire. Il desiderio, ovviamente, ha fatto cenno all'aspetto etimologico nella parola di nella parola desiderio c'è questo privativo, e poi ci sono le stelle, no? Quindi c'è questa relazione di mancanza rispetto a una dimensione stellare, no? Questo è, a mio parere, molto interessante e importante, perché il desiderio non è la voglia, il desiderio, diciamo,
il vocabolario che ha un'affezione dell'io, complicatissima, come posso dire, l'aspetto filosofico della definizione di desiderio, no? Può essere la volontà in modo schopenhaueriano, quindi anche la brama, quindi vuol dire semplicemente che un essere vivo desidera, è uguale l'animale che brama e l'uomo che desidera. Allora, se ci leghiamo già alla parola, quindi l'aspetto etimologico di desiderio, vediamo che non è così, perlomeno ci può essere una differenza, perlomeno bisogna ragionare su questa differenza, cioè tutti desideriamo l'anelito, proprio come dire, l'anelito vitale, desideriamo cosa? Io desidero, non so cosa desidero, ma inizia il libro di è bellissimo, che chi non l'avesse letto, ve lo consiglio caldamente, di Michael Stetter, inizia con io voglio, ma non ho la cosa di cui lo voglio, non so la cosa di cui lo voglio. Allora, noi desideriamo, nel momento in cui parliamo di desiderio già entriamo dentro una discussione che io definirei, tanto per incominciare a porre la questione sul tavolo, metafisica, no? Cosa vuol dire metafisica? Se io voglio, la questione non è ancora metafisica, se io desidero, io sto parlando di un circuito antropocosmico, cioè io sto dicendo che l'uomo, nel mio desiderio, implico una relazione con le stelle, cioè implico una dimensione con l'altrove, che può essere un altrove originario o un altrove di fine, no? Quindi il nostro desiderio è qualcosa di differisce da quello dalla semplice idea della brama, che è la brama di vivere, la brama di essere, no? Uno desidera sostanzialmente cosa desideriamo, essere, dopodiché desideriamo le cose, dopodiché le cose intese come possesso, dopodiché ci può essere un ulteriore livello di questo desiderio, superare il possesso, quindi la dimensione della brama legata al desiderio, e sfondare oltre, continuare a desiderare. Io sono, dicevo, laureato su Rilke. Rilke è un personaggio molto fantastico, ma anche complesso dal punto di vista del suo pensiero e nello specifico della sua teoria dell'amore, che è centrale proprio anche nei suoi capolavori, ma comunque in generale nella sua produzione. Ha pensato questa cosa che dal punto di vista filosofico è molto interessante e dal punto di vista, diciamo, psicologico umano è molto critica, molto complessa, no? Che il nostro desiderio deve sfondare, lui ha fatto una teoria, chiamiamola erotica, cioè una teoria dell'amore, cosiddetta dell'amore intransitivo. Il nostro desiderio non si deve fermare sulla persona, ma addirittura deve passare oltre, come se la persona fosse un mezzo per un fine che invece è proprio, no? Quindi Rilke legge la dimensione del desiderio in modo soprapersonale, in modo transpersonale, in modo in qualche maniera che spazza via proprio la relazione duale, cioè il dialogo, no? E questo è perfettamente, infatti le sue poesie, le sue lettere, la sua teoria è fondata proprio sulla lettura di grandi mistici, e delle grandi cosiddette amanti abbandonate, no? Lui fa questo fondo, questa teoria, riprendendo, rileggendo Marianna Alcoforado, che era una monaca portoghese, piuttosto che Louise Labbé, una grande poetessa del Cinquecento francese, che sono state abbandonate dai loro uomini e che hanno continuato ad amarli pur nella assenza, nella distanza. Per Rilke l'intensità del sentimento, che è collegata all'idea del desiderio, non è legata alla fissazione su una persona. Allora, perché sto dicendo questo? Non tanto per raccontare di Rilke o della mia idea di desiderio, ma per dire che quando parliamo di desiderio stiamo parlando di una dimensione, come tutte le dimensioni importanti, estremamente stratificata, complessa, la cui semantica, il cui senso va indagato. Ecco, insomma. Però l'idea che passa nella poesia, a mio parere, non tanto nella mia, ma nella poesia, tu citavi Leopardi, perlomeno hai riportato Leopardi, adesso non ricordo se l'hai già citato o meno, ma la grande poesia si interroga sulla dimensione del desiderio in relazione alle stelle, ha già fatto una scelta, ha visto l'uomo nella sua relazione cosmica. Quindi il desiderio come una cosa che sì, passa, chiaramente non tanto, ma invece nelle persone normali invece sì, passa per il dialogo con le persone, ma in qualche maniera istituisce già in questo dialogo l'idea che l'uomo non è pura datità, puro fatto, ma ha una relazione col cosmo, con le stelle, ripeto, o su un piano dell'origine, come discendenza stellare, o come un piano di fine, o anzi, non è un o, ma è probabilmente un e, no? Quindi il desiderio è proprio questa tensione forte
che l'uomo avverte dentro di sé, per me è una delle definizioni possibili, in modo così molto amichevole, senza fare teoria della, però insomma cercando di dire delle cose che siano sensate su questa cosa qui, è una dimensione della nostra interiorità che ci colloca direttamente dentro la nostra umanità, che, è una, che la nostra umanità è piena, è veramente umana, laddove si relaziona a un altro, a un altrove. A un altrove, ma a un altro. La dimensione del desiderio è, che è la dimensione del nostro volere, è profondamente dialogica, è radicalmente dialogica. Quindi siamo nella dimensione della ricerca del dialogo. Non esiste, noi siamo già un dialogo a priori, già dentro di noi, come dire, costitutivamente, antropologicamente, e cerchiamo dialogo. Questa ricerca di dialogo è la nostra mancanza. Allora, tutta la dimensione che molti di voi, credo forse tutti, se no conoscono, l'idea dell'amor platonico, inteso come questa dualità che deve ricomporre le due parti di, una, di un unico che devono, lottano per ricomporsi, cioè lottano, bramano di ricomporsi, allora soltanto nella ricomposizione di questa unione mistica, come dire, questa ferita che genera l'amore viene ricomposta, è già dentro di noi, è proprio un a priori antropologico in qualche modo, no? Allora, questa era l'impostazione sulla quale poi non voglio tediare molto da questo, però credo che il discorso debba necessariamente partire da questi presupposti. Quando si parla di desiderio, secondo me non si parla soltanto del fatto che io posso desiderare una persona, questa persona può corrispondere al mio desiderio, possiamo cercare insieme di bramarci l'un l'altro e sviluppare sentimento, ma significa che questa relazione che io cerco con l'altra persona è proprio un radicale antropologico, no? Io cerco l'altro, l'altro cerca me, addirittura io sono l'altro, io sono con me già in dialogo, no? E questa è la nostalgia che muove il nostro desiderio, okay? Al di là del fatto che poi le forme che il nostro desiderio può trovare possono essere le più disparate. Esiste tutta una dimensione sulla quale poi credo che potrai dire tu qualcosa, che so che hai fatto ragionamenti interessanti su questo, una dimensione dell'amore fra persone che può essere un blocco, no? Può essere, può anche non essere, però teniamo presente che se parliamo di desiderio non parliamo solo di questo, parliamo di questo che è però è anche altro, può essere anche altro. Grazie Massimo, per questo incipit, insomma, questo assaggio dei temi. Secondo me poi non vorrei lanciarmi in considerazioni troppo elevate, però questo dato antropologico di cui tu parlavi è quel ciascun di cui parla Dante, no? Ciascun confusamente un bene apprende nel passo che ti l'animo e desira, cioè il fatto che si desideri è strutturale, quindi ciascuno, chiunque, per il solo fatto di essere umano, ha in sé questa caratteristica di desiderare. E quello che diciamo mi ha colpito anche nel commento che fai tu, appunto io, tu l'hai riconosciuta quasi come una sorta di forma ascendente, però è quasi come se sia quasi naturale che il tu che io di fronte, che in un primo momento io l'ho identificato nell'amato o nell'amata, sia in un certo senso il primo tentativo di risposta, no? Anche la poesia ne canta le lodi in un certo senso di questa risposta, proprio intesa come primo tentativo, come relazione, la prima relazione fuori dal sé che l'uomo ricerca è con l'altro, e quindi diciamo inevitabilmente, parlando di desiderio, si deve in breve arrivare a parlare d'amore. Diciamo questo lo fa la poesia dalla notte dei tempi, no? Tu hai scelto di commentare ad esempio Saffo, che dice: Eros che scioglie le membra mi scuote nuovamente, dolce amare invincibile belva, quindi è il titolo del tuo pamphlet. Scusami se ti interrompo, giusto per... dicevi inedito in Italia perché è uscito in una placchettina a Monaco, Monte Carlo, in Francia, e adesso è prima o dopo, poi troverà una destinazione anche italiana. Oppure Keats che dice: non posso esistere senza di te, mi dimentico di tutto tranne che di rivederti. Cioè c'è una dimensione che nel tentativo di dare una risposta, di colmare questa assenza del cuore, no? Di che mancanza questa mancanza, dice Luzzi,
quasi l'istinto, direi, dell'uomo porta a riconoscere nel rapporto con col tu, quindi con un'altra persona, la risposta a questo desiderio. E quindi mi piacerebbe che tu iniziassi magari a dirci qualcosa su questo, rispetto anche alla poesia, insomma. Beh sì, sicuramente questa è uno dei modi in cui il desiderio viene descritto, incontrato nella poesia, no? La grande poesia d'amore non è che alla fine questo, non è che perlomeno può essere letta come questa cosa, una grande risposta al desiderio amoroso, che nonostante le mie considerazioni su Rilke è il modo normale di avere, in cui le persone si incontrano e si cercano e cercano di vedere appunto aprire questo dialogo, no? Questo dialogo di cui facevamo, diciamo, prima. Quindi la grande poesia d'amore è questa cosa qui. Però la grande poesia d'amore corrisponde a uno dei modi dell'esperienza antropologica che sta nell'idea del desiderio, che sta non nell'idea, ma nella pratica del desiderio. No? Allora, la grande poesia racconta anche questo fatto, come dicevo, la sufficienza, no? Poi è chiaro che si potrebbe fare tanti esempi, ma mi sa che poi andremo davvero molto, molto in là, molto, molto complesso, molto articolato, molto affascinante ovviamente, no? Se inseguire l'idea dell'eros ad personam nel corso della poesia, non solo peraltro occidentale, quindi addirittura di tutto l'uomo, perché come dicevamo è proprio un radicale antropologico questa questione qui. No? Però la poesia ci insegna anche che, come posso dire, ripeto, non solo ma anche, che la passione amorosa non sufficit, cioè quindi non sufficit proprio nel senso che non è il luogo dove la pienezza di una crescita antropologica si dà, no? L'amato può essere anche il limite di questa protensione interiore che sta nel nostro desiderio, no? Questo è assolutamente importante tenerlo a mente. Dall'altro lato, la poesia nella sua natura radicalmente mistica, questo è il mio personale convincimento che porto avanti anche sul piano critico, cioè che la poesia abbia al suo cuore in qualche maniera una logica che la avvicina molto alla mistica, non facendone la copia, ma proprio una sua particolare modalità mistica, ecco. Indubbiamente si gioca nella dialettica della mistica fra l'amante e l'amato, e molta della poesia poi diventa anche poesia che non è più poesia erotica rivolta alle persone che nel loro sentimento si fortificano e crescono, che si comprendono e cercano di sviluppare la propria interiorità, ma che spesso può diventare poesia rivolta a Dio, no? Non so, io ho letto proprio in questi giorni un meraviglioso libro che è stata Poesia e Filosofia di Raimondo Lullo, questo grande mistico catalano del 1300, che si titola proprio L'amante e l'amato, no? Che poi riprende il Cantico dei Cantici, eccetera. Però ecco, il Cantico dei Cantici, che io ricordo in questo librino in cui parlo di Eros, per esempio, è un esempio classico, ma in qualche maniera chiarificatore di questa dimensione, cioè indubbiamente la dimensione, la lettura, al di là della lettura simbolica, allegorica del cantico, però c'è sì, il desiderio si esprime sì tramite una relazione duale, due persone che si cercano, si vogliono, ma questa relazione duale apre a qualcosa d'altro, apre una richiesta di senso ulteriore, no? Il desiderio è proprio questa cosa qui, non è soltanto la passione amorosa. Possiamo dire che l'amato è il segno di qualcosa d'altro? Possiamo dire che l'amato è il segno di qualcosa d'altro? La Beatrice per Dante? Assolutamente sì, ed è proprio anche, è l'altro, cioè è anche l'altro, cioè è il luogo che ricompone questa unità che si cerca sempre di ricomporre, che è questa unità che però fa dialogo, e nel fare dialogo dà identità, perché noi siamo un'identità nei termini in cui siamo dialogo. Questa è una cosa assolutamente per me importante e fondamentale da ricordare, insomma, ecco, no? Noi siamo sempre in dialogo, il linguaggio, quando nasciamo nati siamo gettati nel linguaggio, cito un poeta che ha tradotto un tedesco, Ernst Meister, quello di cui parlavamo ieri, che Donzelli ha avuto la gentilezza di pubblicare, in modo non perfettamente corretto, ma al di là di questo, nati siamo gettati nel linguaggio, non solo nel sapere, no? Allora, però il linguaggio di nuovo è già spia di che cosa? Di un desiderio, è già spia di un anelito, è già spia di una domanda, no? È già spia della ricerca, è già altro che chiede di essere riconosciuto come tale. Noi, come posso dire, noi ci pensiamo io, ma l'io è relazionale, questo è fondamentale, e questa cosa è fondamentale anche nel ragionamento sulla questione amorosa, sulla
questione del desiderio. Lo siamo dentro di noi, noi siamo già dialettica, io sono già una dialettica con me, io sono una dialettica grazie al fatto che esistete voi, e voi siete una dialettica grazie al fatto che esisto io, non so come dire. E questo però è dentro, se lo leggiamo dentro l'orizzonte della parola desiderio dal punto di vista etimologico, è dentro una dimensione che ci lega alla nostra umanità dispersa nel cosmo, no? Quindi apre a una dimensione metafisica con la quale noi è bene, non è che non si debba, non si possa, ma è bene che ci confrontiamo, no? Perché proprio è quel da dove, e confrontandosi con il quale noi possiamo ragionare proprio sul nostro essere in quanto uomini, sulla nostra proprio ripeto, destinazione che è a origine e che finale, no? Quindi la nostra collocazione celeste, per dirla come direbbe un poeta, un po' più semplicemente, la nostra collocazione stellare, no? Il fatto che noi siamo dentro una delle 100 miliardi di galassie, eccetera, beh, questo non fa parte già di una nostalgia di che cosa? Di conoscenza, di consapevolezza, ma non ci pone già in una dimensione che ci deve far riflettere su cosa significa desiderio. Diciamo che nel rapporto con l'altro inizia a svelarsi una promessa, se vogliamo. Tu enfatizzi per esempio la poesia di Tarkovsky, mi piacerebbe anche che la leggessi, perché tra l'altro la valorizzi molto. Posso fare una cosa? Poi dopo magari vediamo anche qualche verso mio, sì. Ci andiamo bene. In questo libro, insieme appunto all'idea dell'eros, ma non solo dell'eros, dell'amore, che poi l'eros è una delle parole dell'amore, ma non è l'unica, a partire da suggestioni che sono date dalla grande poesia di tutti i tempi, di tutti i luoghi. E questo passo che leggo sono tre versi di Tarkovsky, credo che forse di nuovo tutti conosciate Tarkovsky, inteso come il cineasta, il grande regista. Invece non tutti sanno che il padre di Tarkovsky è, questo mi permetto da critico di poterlo dire con tranquillità, uno dei più grandi poeti russi del Novecento, ma non solo russi, diciamo uno dei più grandi poeti a livello internazionale del Novecento. E allora io, ragionando su quale sia la poesia, le poesie più belle, domanda stupida, ma in questo libro si fanno anche delle domande stupide, dico che è questa qui di Tarkovsky, nella quale traggo tre versi soltanto e poi li commento adesso. Mi commento come l'ho scritto in questo libretto. Ogni istante dei nostri incontri lo festeggiavamo come un'epifania, soli a questo mondo. Non c'è, dico, appunto, commentando questi tre versi, ogni istante dei nostri incontri lo festeggiavamo come un'epifania, soli a questo mondo. Non c'è risposta alla domanda su quale siano le più belle poesie d'amore di ogni tempo e paese. Noi occidentali ignoriamo la poesia orientale del sottomondo nativo, nonostante internet e la cosiddetta globalizzazione. E poi, anzi, addirittura prima di tutto, lo sappiamo, nelle cose che hanno a che fare con il pascaliano esprit de finesse non c'è un criterio di valutazione oggettiva. I giudizi a questo livello non corrispondono ad altro che a una delle possibili dinamiche di un incontro. Per me, di poesie mirabili o perfette, potrei elencarne almeno un centinaio. Se dovessi decidere senza rifletterci troppo, direi Tanto gentile, tanto onesta pare, Dante, ovviamente, Chiare, fresche, dolci acque, Petrarca, un paio di sonetti di Shakespeare, qualche leggera di John Donne e forse qualcosa di Neruda. Vi faccio tutto un discorso su Neruda che vi risparmio, perché ne parlano benissimo, che non si fa, non si dice in pubblico. Con ogni probabilità, perciò, la mia preferita resta Primi incontri, perciò perché dico che Neruda, ahimè, invece devo tornare a Neruda se non si capisce la frase prima. Dico, non mi piace perché è troppo, in buona sostanza, troppo sensuale. No? Dico, l'amore in poesia è l'apice di sé quando è sublime e reticente come il vecchio Guido Reni. Anche per questo, a quanto vedo, può diventare carnale, provando per la spicciola sensualità un'ombra di distacco. Con ogni probabilità, perciò, la mia preferita resta Primi incontri di Arsenij Tarkovsky, un miracolo d'attenzione trasfigurante. Ecco, sì, questo di Tarkovsky padre mi sembra un dono chiaro e aperto che eleva l'uomo e impone la immaginazione vera come missione, come contrada simbolica in cui ci si può incontrare. Ora, di nuovo qua, dico soltanto ancora una cosa immagini, e come vedete forse è semplicemente una mia ossessione, però credo che sia un'ossessione fertile sulla quale ragionare,
proprio questa idea della contrada simbolica in cui ci si può incontrare, no? Il desiderio è un po' la grammatica della vita interiore che cerca questa cosa qui, no? Cerca questa zona in cui, diciamo, questa dimensione statica, la si può anche dire, in cui appunto la nostalgia delle due anime platoniche riescono a fondersi, come dice Yeats, come la chiara e il tuorlo di un uovo. Yeats ha voluto sempre creare degli understatement alle sue vertigini metafisiche, ma al di là di questo è proprio così, no? Allora di nuovo il desiderio è questa storia, qui. Grazie, molto bella questa considerazione. Poi non so se vuoi leggere adesso magari qualcosa di tuo. Direi di sì, visto che il libro non c'è, allora faccio il libro nuovo che dovrà presentare l'Opera in Rosso. Non c'è ancora, ci sono un paio di poesie che forse potremmo leggere dall'Opera in Rosso, però mi sono preso la briga di vedere io stesso, di fronte al tema da lui sollecitato, cioè che è un tema mostruoso, perché il tema del desiderio della poesia è un tema mostruoso, è un tema, come posso dire, è proprio l'ABC, è come dire, la grammatica della vita interiore stessa sulla quale si chiede di ragionare, perché la vita interiore passa dal desiderio, noi siamo desideranti dal momento, addirittura nel sogno noi siamo desideranti, quindi la nostra vita è desiderio, quindi è una parola che è anche un passepartout su quel quale bisognerebbe fare dei convegni di filosofia per come dire, capire di che cosa stiamo parlando. Io ci sto provando in malo modo, però ho cercato di capire come dire, cosa avevo scritto io, dove apparisse tematicamente la parola desiderio, oppure apparisse questa relazione con le stelle, con questo desiderio, questa privazione stellare. Allora ho fatto una specie di autoanalisi dei miei libri, anche ahimè, vista la mia età, anche non i recentissimi, questo è un libro del 2005 per esempio, in cui tramite la voce di Vivien Leigh, non sto a spiegarvi, se poi lo volete sapere ve lo dico volentieri, ma ora nel momento passo oltre, cioè, perché ho fatto questo libro prendendo la voce di Vivien Leigh. Quindi in pratica non sono io, ma è Vivien Leigh che parla e dice. E qua c'è il tema appunto del desiderio, no? Della stellarità che manca e che inseguiamo. Non ho atteso nessuno e la notte è la notte, una coscienza che frana. Ma verso dove cadono le stelle? A quale sogno d'alba affidano la terra? E con la terra un'altra me, disfatto anemone pulsante, che torno ogni mattina a nuova vita, tutto accogliendo, tutto a un nuovo giorno, rimettendo. E questa addirittura rispetto al tema, come ce lo siamo così, come abbiamo dialogato intorno a questo, è addirittura tematicamente perfetta, no? Viste da sotto, le stelle sembrano mani, piaghe dell'aria, finestre da spalancare. La sofferenza delle lucciole, della lanterna in cui balugina il cristallo, dove si abbatte, sfinita, una falena. Poi ti do la parola, ne do ancora una, andando avanti nella mia autoantologia. Di nuovo, ho trovato le stelle in un altro libro del 2010. Trovato le stelle, qui non c'entra nulla, diciamo, direttamente l'aspetto erotico, amoroso, però è quella questione a cui accennavo, è proprio la nostra dimensione cosmica in quanto umana che qui viene evidenziata. Le fughe dappertutto, l'opera della vista, la lunga, sterile attesa, i vibranti silenzi, la costruzione dentro di una cattedrale invisibile, il ritmo del respiro che si approssima a una sorta vicenda di rinuncia e di incantesimo. E adesso, come giusto, la pietà per ogni cosa esista in uno stesso cosmico destino. L'angelo, il cane, il pioppo, l'uomo, le stelle, il moscerino. Se sei d'accordo,
Leggo io una tua poesia, perché mi ha colpito molto. È una poesia tratta dall'opera in rosso, che esiste, quindi la leggiamo. Abbandonando un attimo la questione dell'eros, appunto il desiderio come anelito di senso, se vogliamo, non che le due cose siano scollegate, arrivate a questo punto del discorso. Cos'ero allora? Perché iniziò quest'ansia di scavare in me? Ma in quale direzione? Scendendo verso il centro di Genova e del bimbo che vi si inoltrava insieme alla sua mamma per acquisti. Un occhio pieno di domande, semirivelazioni, interrogazioni, sviate nel bersaglio in parte e in parte no. Ma solo dopo la prigione, l'io. Diciamo che questa poesia mi ha colpito perché intanto parte con una domanda molto forte e quindi domanda e desiderio secondo me sono sinonimi, perché parla di un bambino, quindi parla di una ricerca di senso che nasce appunto come dici tu antropologica. E poi mi piacerebbe che tu accennassi ad un tema, perché mi pare di capire che nella tua poesia il luogo, siccome sono descritti anche tante volte dei luoghi, qual è anche il rapporto tra poesia, senza entrare troppo nel filosofico, tra poesia, luogo e desiderio? Cioè, per esempio, per te Genova, qua parli di Genova, però... Io credo, ovviamente parlo per me, vale come una sollecitazione eventuale, non è che sia, non vuole essere, come dire, va. Io possa valere per tutti, ma io credo che, come posso dire, il desiderio abbia in sé questa grammatica della ricerca, da un lato, e qui serve un discorso molto complesso di quello che si può definire eterno, complicato, discutere, dall'altro proprio viva di un'ansia unitiva, cioè, come posso dire, il desiderio, come dire, è la grammatica che vuole colmare la nostra solitudine e per questo rimanda a un dialogo come radice profonda, no? come terreno di ragionamento. Allora questo vale ovviamente per tutto, vale per gli spazi, vale per i luoghi, vale per i tempi, vale per le persone, vale per il tempo andato, vale per il tempo a venire. Cioè un poeta, come posso dire, come sua natura, dovrebbe, a mio parere, però voglio dire, questo è il caso mio, un caso anche forse psicologicamente indagabile, altri lo sentiranno meno, però, come posso dire, vive in questa dimensione di nostalgia sistematica, non so come dire, no? Poi anche lì si può ragionare sul tema della nostalgia, questa cosa bella per i tedeschi, l'idea di Sehnsucht, cioè la ricerca stessa della tensione come una specie di necessità, no? Uno, un poeta, perlomeno un poeta come me, ha quasi dentro di sé questa febbre che lo porta, anche un po' masochisticamente, insomma, in qualche maniera, a tentare disperatamente questa unità, in tutte le sue forme. Allora, chiaramente, se uno vive a Genova, dico Genova perché è Genova, un luogo dove è nato, il luogo dove hanno vissuto i suoi cari, il luogo della sua memoria, il luogo che vive nella mente come proprio l'ABC delle esperienze della vita, è chiaro che c'è una profonda nostalgia per questo luogo, nel quale uno in quel momento magari vive, quindi in teoria lo possiede o ne è posseduto, ma comunque con una grande distanza. Cioè, intendo dire, non riusciamo mai ad avere interamente l'oggetto del nostro desiderio, c'è sempre una mancanza, no? In questa mancanza vive la tensione della ricerca, vive la tensione del nostro desiderio appunto che prolifera, che insiste e che è anche ricerca poi conoscitiva, ed è dramma, no? Noi viviamo esistenzialmente, il dramma si può vivere per molti motivi, ma certamente è come dire... dentro di noi vige questa esigenza di unità inappagata. Poi c'è chi lo cerca, come dire, trova delle vie che possono essere quelle, voglio dire, del religioso che diventa mistica, che in qualche maniera corrisponde all'idea di felicità mentale in cui questo dramma, questa ansia, diciamo, di colmare questa esigenza di significato che è il desiderio che ti spinge, viene in qualche maniera placata. La poesia, il fatto di scrivere poesia è un momento in cui la mente vive nella gioia, cioè trova una specie di compimento unitivo. La poesia in questo senso ha un valore, se vogliamo, indagabile psicanalticamente, ovviamente, ma
al di là di questo, ancora una volta è mossa da questa esigenza di unità che ci muove, che ci agita, che ci fa essere umani, no? E allora Genova, ma immagino per uno nato a Sassari, ma non solo, perché io ho una profonda nostalgia di luoghi che ho conosciuto, ma anche di luoghi che non ho conosciuto, e vorrei fondermi con essi, vorrei essere loro, non so come dire. Il desiderio vive di questo, ed è la nostra mente che però si nutre di questo, no? Che si arrovella e cerca, e disperatamente vorrebbe, o, ed è un livello del discorso, avere, possedere, o più riccamente, avere ed essere, possedere ed essere posseduto, cioè trovare quella unità in cui il dialogo, quell'unità simbolica di cui parlava la poesia precedente, no? Allora la fusione con la mia Genova, io la provo scrivendo un sacco di testi su Genova, ma non ci riesco mica, ci riesco solo nella gioia del momento in cui scrivo quel testo, e quando lo rileggo dico, sono riuscito ad esprimere in modo, intellettualmente, spero, spiritualmente significante, questa mia cosa, e poi la vedo lì, ma ricomincio dal capo nella lotta dentro me stesso con il mio stesso desiderio, no? Allora Genova è uno dei luoghi più presenti nella mia poesia, termine di nostalgia, insomma. Ne leggo una breve che riguarda Genova, per esempio, breve: maestrale, dentro a una sera d'oro, fra i rapidi zigzag dei balestrucci, detta il suo annuncio d'aria e lapislazzuli, ad ascoltarlo il mio giardino e un bimbo, un arcipelago in tempesta, e tutto intorno Genova, scalena e verticale, avvolta nel paltò delle colline. Dicevamo di come qua somiglia a Genova, tra l'altro dico. Genova somiglia molto a Lisbona, questo è un luogo molto più, ovviamente più piccolo, potrebbe essere un quartiere di Genova, ma c'è qualche cosa davvero di questa essere scaleno e verticale, no? Questa è una cosa che subito ho colto arrivando qua, difatti dicevo, raccontavo lui che immediatamente vorrei vivere a queste sale. Questo. Che fu questa genovese? Sì, genovese, gente pericolosa. Raccontavo lui prima, i noi genovesi con questa storia del fatto che si è tirchi, vero o non vero, che qui sono anche altre regioni dove io sono parzialmente siciliano, parzialmente piemontese, per esempio i piemontesi tendenzialmente sono ancora più un braccino corto dei genovesi, quindi al di là della mitologia, però i genovesi sono riusciti a vendersi la Corsica, e diceva, questo lo dice lui, so che personaggi siamo, no? Perché nessuno può, ragionevolmente pensare di avere la Corsica e venderla, no? Venderla, è una cosa incredibile, al limite donala, cioè, non so, perché c'erano i motivi politici, c'era quello oggi chiameremmo terrorismo, quindi un sacco di problemi per cui essere i domino su una terra che fortemente non ti vuole, è complesso, però loro sono riusciti a venderla, questa io la trovo una cosa impervagliata. Esatto. Per avviarci un po' alle considerazioni che abbiamo pensato in questo breve percorso, mi sembra di capire, adesso tu hai descritto Genova, abbiamo parlato del rapporto con la matta, mi sembra che appunto questo amore, non solo come eros ma anche come rapporto di veramente amore profondo e reale verso la matta, che può essere, o anche il luogo amato, abbiamo visto adesso, appunto è come se tenda quasi a un'unità, a qualcosa di più grande, quasi a una riappacificazione con la realtà, cioè nel desiderio, nel tentativo di colmare questa mancanza, in questo dinamismo l'uomo ricerca in fondo quasi un rapporto col creato, per dire in un termine religioso, finché ci è consentito dirlo in pubblico, però dico con la realtà, diciamo, intesa con come essere, e qua per esempio Rilke lo dice, secondo me, con parole bellissime, anche qua tre versi: come potrei trattenerle in me la mia anima che non sfiori la tua, come levarla oltre te alle altre cose, cioè questo amore che è il rapporto con l'uovo, con l'amata, con le persone che incontriamo nella nostra vita, col sé con cui dialoghiamo, deve in qualche modo arrivare ad un'elevazione che è un rapporto pacificante, pacificatore con la natura. E
che poi la coscienza un po' di essere amati, cioè di amare, quindi di ricercare continuamente nella propria vita questa soddisfazione del desiderio, ma anche di ricevere l'amore. Quindi tu dici, no? Amatus sum, ergo sum. Questa parte. Sì, questo è un pensiero che di cui sono orgoglioso, nel senso che mi ci riconosco parecchio, cioè è stato molto faticoso arrivare a capire questa cosa qui, quindi mi fa piacere poterla condividere. Vi dico, amatus sum, ergo sum. Volendo cercare una legge che comprendesse tutto il creato, ho trovato questa. L'essere amati precede. Solo nel ricevere, nell'essere riconosciuti, può scaturire l'amore come possibilità di essere al mondo. E l'essere al mondo è l'unica forma d'essere che per ora ci è dato di conoscere. Questa è la banalità. L'amore ci libera dal gioco dell'individualità, riportandoci al modo in cui si è amati al principio da un altro. E questo apre ragionamenti di carattere ovviamente potenzialmente religioso, o anche non potenzialmente, decisamente sì, ma al di là del riferimento al divino che ci sta dietro queste parole, comunque resta quella cosa che mi sembra importante in qualche maniera, sulla quale è importante insistere, no? Il desiderio come grammatica di questa esigenza di unità che ci abita e che passa dal dialogo, anzi che è forma del, non solo passa dal dialogo, ma è forma del dialogo, è proprio forma costitutiva del nostro essere, insomma questa è la questione che sta al fondo di questa cosa qui. Io non so, volevo, se mi permetto, chiudi. No, e qui volevo fare, colgo l'occasione, siamo fra amici, io sono felice di poter, voglio leggere per la prima volta una poesia, che è la poesia che chiude il libro, l'opera in rosso, visto che in teoria avrebbe dovuto essere la presentazione di questo libro inesistente, ed è una poesia che brevissimamente necessita di una breve introduzione. Perché? Perché insegue le cose che hai detto tu poco fa, quindi parla di Eros, comunque in ogni caso del desiderio, in una forma implicita, cioè come posso dirvi, è forte di quelle cose che vi ho detto questa sera, no? Quindi non ne parla in modo diretto, ne parla in modo indiretto. E però era una poesia dove effettivamente credo, spero di aver trovato proprio una forma, chiamiamola di poesia mistica nuova, chiamiamola così, diciamo contemporanea, in cui in cui probabilmente, per come sono capace io, sono riuscito a fare simbolo di questa ricerca, cioè tra l'amante, cioè io, o meglio, io della poesia, e l'amato, che è tutto, è il tutto. Questo è una metafora, lo vedrete, è un viaggio di una barca a vela, no? Allora, è una barca a vela che va, nell'acqua, nel mare, e vari sono gli amanti e vari gli amati qui dentro, che si intrecciano l'un l'altro, il discorso. Con una citazione iniziale di un grandissimo personaggio, che è un filosofo pazzo tecnicamente, cioè un pazzo in Dio, in Russia esiste tutta una scuola di teologi definiti pazzi in Dio, si chiama Grigori Skovoroda, si pronuncia nel Settecento ucraino, un genio assoluto, grandissimo, di cui cito questo verso: ognuno è là dove è il suo cuore. E qui inizia questo viaggio. Quindi le parole tecniche che sentirete sono quelle, per chi non conoscesse la vela, riguardano appunto la barca vela. Pensa alle vele, all'asco della scotta e altri pensieri spalancati sopra il vento. Pensa pensieri che lo uniscano e si immagina una rotta in lineare, un passo a due, un passo verso il cuore e uno del cuore verso lui. Randa e timone, la trama delle cose che lo aiutano a farsi spazio negli sbalzi del tragitto. Pensa a se stesso, che si concentra come un'onda, indivisibile nel flusso, punto a punto. Poi all'improvviso smette di pensare e le sorride, affidato come un novizio. Sorridendole sente la grazia, la misteriosa compresenza di ogni vita. Sente una logica e la bellezza che sta nel suo sentire, l'eterno, l'attimo, il presente. Pensa ai suoi cani, dentro al pensiero che adesso li contiene, anime prese, spera in un chiaro mutamento. Sente il respiro
distendersi in un ritmo, il suo silenzio largo, quieto, senza arbitrio, in un vivente nudo, appeso al proprio inesauribile principio, sente nel petto un creaturale rispondere a una legge, fra moto e stasi, fra materia e idea, sente la vita nel profondo del silenzio che tutto avoca a sé in una lotta senza fine. Boma e Tangone, l'uno accanto all'altro, sente e la sente inesorabilmente, termine e porto, bussola e orizzonte, con la pozzanghera che brilla nell'operoso silenzio del pozzetto, sente la resa e la vittoria del Signore della notte, che potentissimo rinuncia alla sua voce, sente parole non parlate, reciprocamente consumate, sente le fibre d'oro del miocardio, la fronda delle arterie, come un tutto, unite in una danza, sente la pelle che gli spruzzi aggricciano, sente in un refolo una voglia sconfinata, e poiché ormai sa di non poter conoscere l'aldilà che si riverbera in parole, non per questo non crede di non poter sentire in lei il suo stesso fremito, quando sfonda il suo perimetro la mente, conciliando il disaccordo fra pensiero e senso, sotto una lunga bianca scia lunare, entrambi in viaggio adesso, da soli e insieme, mutamente amici.